La seconda edizione trofeo Cittadella dello Sport segna l'ultimo atto organizzativo della Montegnoso Ciclismo per la stagione 2017. La manifestazione ciclocrossistica organizzata in collaborazione con il gruppo Staffette Versilia Puano, il gruppo sportivo Resceto, la Ciclobiglia e con il patrocinio del comune di Montegnoso rappresenta una delle ultime prove in vista del campionato italiano che si disputerà a Roma nell'ippodromo delle Capannelle. I primi a scendere in pista sono stati gli atleti delle categorie allievi ed esordienti. Nella prova riservata alla categoria allievi maschile, il successo dopo un testa a testa durato tutta la gara è andato a Filippo Cecchi della ciclistica San Miniato Santa Croce, che ha preceduto di un soffio Andrea Pierulivo del Elba Bike Scott. Tra gli esordienti del secondo anno, la vittoria è andata a Gabriele Paolini della Cinquale Faita Sali Alimentari, mentre nelle categorie femminili segnaliamo il successo di Asia Ranucci nella categoria donne allieve, mentre nella categoria donne esordienti la vittoria di Alice Riboni. Filippo, un'altra vittoria, un altro successo, avvicinamento ormai al campionato italiano che è imminente, le sensazioni sono ottime, la forma c'è. Sì, ora abbiamo fatto questa gara qui a Massa e come allenamento e domani andrò a correre in Veneto e poi ci sarà appunto l'italiano. E oggi è stata una bella gara, anche molto faticosa e abbiamo combattuto molto con l'altro ragazzo del Babike, Andrea. E siamo anche divertiti e niente, va bene così. Gabriele, oggi correvi in casa, avete arrivato alla vittoria, soddisfatto? Sì, sono abbastanza soddisfatto, diciamo che nulla, è stata abbastanza impegnativa, ho cercato di stare dietro al passo con diciamo quelli più grandi di me, cioè con quello che riuscivo, e sono riuscito a vincere, sono contento. Nelle categorie maggiori, la bella prova di Lorenzo Guidi della iBike Lowley Factory Team, che ha vinto la gara riservata alla categoria Master Fascia 1, ma si è anche aggiudicato la prova assoluta. Alle sue spalle, primo della categoria Under 23, Marco Carozzo della Valler Bike, terza posizione e primo della categoria Elite per Stefano Stefanini della Focus Italy Team. Tra le ragazze della categoria Donne Open, il successo va a Beatrice Balducci della iBike Lowley Factory Team. Tra i ragazzi della categoria Juniores, successo invece per Filippo Repeti della Elba Bike Scott davanti a Marco Vedè della Lungagnano Offroad. Lorenzo, una cavalcata trionfale quest'oggi, sei riuscito a vincere anche la prova assoluta, condizione ottima. Sì, mi ci voleva sinceramente una vittoria. E come dicevo, non ho puntato al ciclocross come lo scorso anno, quindi fatico un pochino di più. Ho visto comunque che c'è possibilità di margine, venerdì avremo campionati italiani, spero di poter far bene, quantomeno salire sul podio. E poi, insomma, in vista della prossima stagione ci voleva, ecco, un po' di stimoli in più. Per te prossima stagione attivo sulla mountain bike? Sì, assolutamente attivo sulla mountain bike e per questo ho preso un pochino più tranquilla la stagione del ciclocross, perché avremo diversi appuntamenti per l'Italia in cui richiederanno anche, insomma, molto impegno. Filippo, primo tra gli juniores quest'oggi, un percorso veloce, un percorso che ricorda per alcuni versi quello che tra 10 giorni assegnerà ai campionati italiani. Sì, è un percorso veloce, non troppo, perché c'è
questa specie di terriccio sabbia che è molto insidioso nelle curve perché è molto da guidare, molto, molto tecnico, veloce sui rettilinei e tecnico dalla parte delle curve. Raccontaci un po' la corsa, sei stato in testa sin dall'inizio, oggi era più che altro un test con te stesso. Sì, era più un allenamento in vista appunto dei campioni italiani e era appunto per testare un po' la forma, vedere se hai raggiunto l'obiettivo o no, quello di fare al meglio campioni italiani e poi pensare al prossimo anno in vista anche della prossima stagione.